Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi giornata tranquilla, fuori c'è un bellissimo sole. Giulio è qui con me che sta andando sul cavallo. E oggi ho deciso di girare un vlog tranquillo. Oggi non devo andare da nessuna parte, staremo tutto il giorno in casa. Teppistè. E spero di tenervi compagnia, insomma. Ma che bello il tuo cavallino! Ma che bello! Vai, 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 cavallo! Vai! Qui nel frattempo si è svegliato Superman, per amore? Sì! Sì! E stanotte non abbiamo dormito tanto, abbiamo dormito stamattina. È arrivato il corriere e mi ha portato questo enorme pacco di pannolini per mio figlio. È da un po' di mesi che ho fatto l'abbonamento a Dipper. Perché ne ho sentito parlare veramente molto molto bene e devo dire la verità, sono fenomenali. Sono pannolini fatti in fibra di bambù, sono biodegradabili, quindi non danneggiano l'ambiente, non danneggiano il bambino perché non hanno schifezze dentro, sono fatti veramente bene e assorbono parecchio. Hanno dei micro buchini che tengono l'umidità lontana dal culetto e sono fantastici. Io con Susanna avevo provato, con la mia prima figlia, avevo provato dei pannolini ecologici, biodegradabili e quant'altro. Adesso non mi ricordo la marca, però mi ha trattato malissimo. Avevo detto mai più. Col secondo ho scoperto pochi mesi fa questa nuova marca, la Dipper, e me ne sono subito innamorata. Infatti ho fatto subito l'abbonamento e sono veramente fantastici. Giulio ha sofferto un po' di culetto rosso. Aveva anche delle piccole ulcerine, ma da quando uso questi pannolini, culetto rosso zero. Cosa bella e comoda è che vi arrivano dritti dritti a casa. Poi tramite l'app, perché c'è anche un'applicazione, se rimanete senza pannolini c'è il servizio tipo SOS che voi comunicate che siete rimasti senza pannolini e loro in pochissimo tempo ve li mandano, veramente fantastici. E tutta la vita Dipper. No, tutta la vita no, finché Giulio userà il pannolino, sì, però questi qui appunto. Siccome in tantissime, anche su Instagram, mi avete chiesto che pannolini uso per Giulio, come mi trovo e quant'altro, vi dico che questi sono fantastici. Questa scatola contiene 140 pezzi. Per essere dei pannolini fatti così bene, biodegradabili, senza sostanze tossiche né per l'ambiente né per il bambino, il prezzo secondo me è veramente basso, vale veramente la pena. Comunque, sotto se volete vi lascio il link e vi lascio tutte le informazioni, quindi andate a leggere sotto. Adesso li apriamo assieme così ve li faccio vedere. Tuoi pannolini! Sì, i tuoi pannolini! Per questo bimbo piccione! Per questo bimbo piccione! Sì! Allora, nel frattempo si è annuvolato, fantastico, c'era un bellissimo sole, ma niente. Comunque, i pannolini sono fatti così, veramente molto minimal, ma a noi onestamente non ci interessa che siano tutti belli disegnati con i fiorellini, le farfalline, le stelline. L'importante è che facciano bene il loro lavoro e che non diano allergie, irritazione al culetto dei nostri bimbi. Insomma, io sono veramente molto contenta di questi pannolini. Come potete vedere, hanno le bande cattura pipì e cattura pupù. Sono fatti come dei normalissimi pannolini. Qui hanno una banda elastica, vedete? Hanno gli strappi. Voilà, sono dei semplicissimi pannolini che fanno più che bene il loro lavoro, insomma.
Facciamo merenda. La Susy fra pochi minuti tornerà a casa da scuola e tiro fuori gli yogurt. Io mi andrò a mangiare questo al limone, presi perché erano in offerta, ma onestamente hanno veramente troppi zuccheri. Aspetta se ve lo dico. Allora, per 100 grammi di prodotto hanno 12 grammi di zucchero. Insomma, un pochino troppo. Di solito compro quelli della scaldasole che hanno, se non erro, solamente 4,5 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto e va bene. 14 grammi di zucchero, un pochino troppo, però devo dire che sono buoni. E ogni tanto, vabbè, ci stanno in offerta. E poi la Susanna adora questi yogurt, quindi vabbè, dai, una volta ogni tanto, va bene. Ciao, noi stiamo giocando. Tutto bene a scuola, amore? Sì. Oggi ho mangiato la pizza con insalata. Wow, buona! L'insalata ho assaggiato due fette, basta. Due foglioline, ma non mi piace. Quindi sono tranquilli, stanno facendo i giochi in sala. E io ne approfitto e tiro su un po' la biancheria, perché devo tirare su anche la biancheria. Poi andiamo in cucina a preparare la cena. Cosa posso fare stasera di buono? La Susanna mi ha detto che a scuola ha mangiato pizza e... Susy! Insalata! Pizza e insalata, quindi stasera farò i broccoli. Cosa vuoi tu? Ma hai mangiato la pizza, amore? Non puoi mangiare carboidrato e carboidrato, hai capito? Sì, però ho mangiato un po'. Domani faccio il riso con la zucca, va bene? Sì. Ok, quindi stasera broccoli con tipo delle omelette, tipo delle crepe, una roba del genere, ho in mente. Però vabbè, poi vediamo. Adesso tiro su. Allora ragazze, ho preparato la cena, ho preparato questa omelette, come che si pronuncia non lo so, con dentro dei broccoli. Buona cena a tutti!